Allora, bambini, la lezione di oggi è nuova. Vi piacerà? Non è difficile e credo che abbiate già qualche volta visto addizioni fatte non in riga, come quelle sulla linea dei numeri, ad esempio, ma in colonna, cioè con direzione verticale. Ora, le cominciamo a fare, sono facili. Dovete scrivere il titolo, addizioni in colonna senza riporto. Senza riporto dovete scriverle queste due parole, ma non spieghiamo di che si tratta. E le mamme che lavorano con voi, neanche loro vi diranno di che si tratta perché è tutto al momento giusto, altrimenti vi confondiamo le idee. Allora, ci sono due cose da scrivere. Ma non sempre, solo all'inizio. Addiziono prima le unità con le unità. Dopo addiziono le decine con le decine. Beh, allora rappresentiamo l'addizione, la prima addizione in colonna. Vuol dire che ho una colonna per le decine e una colonna per le unità. Questa linea verticale al centro separa le due colonne. Questa linea orizzontale qui mi serve per scrivere il risultato che si chiama somma o totale. Alla prima riga scrivo il primo numero, 12. Una decina la scrivo nella colonna delle decine, due unità nella colonna delle unità. Più lo scrivo fuori. 5 sono 5 unità. Lo scrivo sotto le due unità. Uguale, lo scrivo fuori. La faccio già questa addizione. Senza la rappresentazione con l'abaco, con i due abaci, perché sono in grado di farlo. 2 più 5 fa 7. 1 più niente fa 1. Il risultato è 17. Guardate che una decina si trova qui nella colonna delle decine, 7 unità si trova qui nella colonna delle unità. Perché i primi tempi faremo le rappresentazioni di queste addizioni con l'abaco, con due abaci? Perché non ve lo dico, è importante farlo perché poi capirete alcune cose molto importanti. Allora, il primo numero 12. Scrivo qui una decina, due unità col blu. Eccolo qui, 12, una decina, due unità. Più 5, sono 5 unità, le rappresento qui, ma scelgo un colore diverso perché per capire meglio quello che sto facendo. Quindi 5, 1, 2, 3. 4, 5. Ho già finito. Perché poi conto, scrivo i due numeri di sotto. Qui c'è una decina e scrivo 1. Qui conto le due unità insieme alle 5 unità del secondo numero, fanno 7 unità. E ho completato la rappresentazione in quest'abaco. A casetta, così lo chiamammo. Ora c'è l'abaco con le asticelle. È importante una cosa. Le asticelle anche qui possono accogliere massimo 9 unità, ma io questa asticella non l'ho fatta di 9 quadratini perché ritengo opportuno non farle troppo lunghe, ma dobbiamo sapere che ogni quadratino può accogliere massimo 3 gettoni, 3 unità. Guardate. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quando servirà occuparla tutta intera l'asticella. Quindi rappresentiamo il primo numero, 12, una decina sull'asticella delle decine, due unità sull'asticella delle unità. Poi rappresento il secondo numero, sono 5 unità, 1, 2,
3, 4, 5. Alla fine devo registrare. Registrare i numeri vuol dire scrivere i risultati. 2 più 5. Non devo pensare alla decina, devo prima addizionare le unità con le unità, come è scritto qua. 2 più 5 fa 7. 1, scrivo 1. E è tutto.